Espansione TV e la Diocesi di Como lavorano lavoro insieme per portare a partire da sabato il Vangelo nelle case dei Lombardi. Il Capitolo della Cattedrale ha infatti avviato con l'emittente una collaborazione per la trasmissione e il commento del Vangelo della Domenica. Dal 30 novembre, in occasione della prima domenica di Avvento, verranno prodotte 31 puntate di una trasmissione di un quarto d'ora, Il Vangelo della Domenica, che trova un'apposita collocazione nel palinsesto dell'emittente regionale. Il progetto si integra, seppur nella sua specificità di cattedrale sia per la produzione che l'esecuzione, in un discorso più ampio di comunicazione diocesana. La trasmissione sarà condotta da Paolo Carboni e da Don Giovanni Lia, responsabili della comunicazione e dell'accoglienza della cattedrale. È prevista nel corso delle puntate la collaborazione di altri sacerdoti. L'iniziativa è nata in collaborazione con la banca di credito cooperativo Brianza e Laghi. Due saranno gli appuntamenti settimanali sul canale 19 del Digitale Terrestre, il sabato alle 12.45 e la domenica in replica alle 8.45. Sarà un importante appuntamento che oltre a vedere il commento al Vangelo della domenica sarà l'occasione per scoprire la vita di alcuni santi che si incontreranno liturgicamente durante ciascuna settimana. Non di minore importanza sarà la possibilità di vedere il Duomo di Como, chiesa madre della diocesi e cattedra del vescovo, e alcune chiese e luoghi della città San Giacomo e San Fedele nel capoluogo l'Ariano, il seminario e le chiese di Argenio e Schignano. I conduttori presenteranno il testo del Vangelo della Messa prefestiva e festiva della settimana, che intanto scorrerà in sovrimpressione sullo schermo e lo commenteranno. Un servizio importante dal punto di vista pastorale fa sapere il capitolo della cattedrale, considerando quante persone sono sole nelle proprie dimore, pensando agli anziani che non possono uscire dalle proprie abitazioni o vivono in case di riposo, e più in generale pensando a quante famiglie con il digitale terrestre possono ritrovare una voce cristiana nelle proprie case.